Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, sta piovendo, non si può uscire di casa, ma dal mio giardino con il Power EGX posso volare lo stesso. Quindi oggi farò un piccolo volo qua nel mio giardino, stando comodo qua sotto al mio pergolato, quindi io non mi bagno, mentre il drone sì. Adesso vi faccio vedere il drone. Ok, vedete che il Power EGX è pronto sotto alla pioggia. Non c'è una pioggia esistente, ma sta piovendo. Vedete che è tutto bagnato, quindi sta piovendo. Si sente anche l'acqua che cade sul landing. Quindi, ragazzi, adesso cosa facciamo? Innanzitutto torno sotto al pergolato, così non mi bagno, anzi, stavo pure cadendo. Quindi, oggi questo volo è uno per rilassarmi, perché comunque. Io quando piloto un drone mi rilasso, soprattutto con questo tempo grigio, con questa pioggerellina, tanta roba devo dire. Quindi un voletto qua intorno al mio giardino e in più questo volo serve uno per provare questo prodotto, che è un prodotto che ho preso su Amazon, che serve a fare scivolare via l'acqua dalle visiere dei caschi, quindi in teoria dovrebbe diventare molto utile sulle case waterproof del Power EGX, perché comunque nel video che avevo fatto sotto la pioggia è un difetto che si vedeva ovviamente, erano purtroppo le gocce che si fermavano sul case. Mentre voglio vedere se con un prodotto tipo questo si va un po' a ovviare questo problema. E prova numero due è la prova del nuovo firmware, perché è uscito un firmware abbastanza sostanzioso che ha migliorato tanti aspetti, tra cui ci dovrebbe essere stato un netto miglioramento nel video 4K a 60 fps. Infatti il volo che andremo a fare è in 4K a 60 fps. È in attesa che esca un altro firmware, perché mi hanno scritto dicendomi che sta per uscire un nuovo firmware di dimensioni importanti, quindi che va a migliorare tante cose, tra cui la trasmissione video. L'unico punto debole che ho trovato a questo drone è la trasmissione video, che essendo un wifi classico non è performantissima, nel senso che è un po' tipo quella del Mavic Air per intenderci, o del Parrot Anafi se non lo si porta in FCC. Ma con l'aggiornamento che dovrebbero rilasciare a breve, e mi è stato detto appunto dagli sviluppatori che sarà un aggiornamento molto importante che andrà a migliorare anche questo lato, quindi ci sarà un netto miglioramento anche dal punto di vista della trasmissione video. Quindi non perdiamo altro tempo e decolliamo in questa pioggerellina primaverile qua nel mio giardino. Fantastico, ragazzi, super rilassante, che bello. Un drone che vola sotto la pioggia, tanta roba, che comunque è rilassante proprio dal punto di vista meteo, È bello essere fuori sotto al pergolato con la pioggia, temperatura che non è male, perché ci saranno comunque credo 9-10 gradi tranquilli. Tanta tanta roba, Assolutamente tanta tanta roba. Bellissimo. Adesso poi vedremo come sono le immagini, o meglio, voi le state vedendo, io mentre vi sto parlando ovviamente no, di come sono le immagini in 4K a 60 fps di questo drone sotto la pioggia, perché l'aggiornamento firmware ha portato tante novità, tra cui appunto questo drone è in grado di avere questa risoluzione con questi fps. Thank you.
Guardando dal display del telefono, secondo me questo prodotto che fa scorrere via l'acqua dal case funziona, perché di gocce fastidiose non ne vedo, a differenza dell'altra volta. È vero che piove di meno, ma le gocce se si fermano comunque poco o tanto, si dovrebbero fermare, perché anche se non sta diluviando come l'altra volta, ma sta comunque piovendo, le gocce si dovrebbero comunque fermare. Invece vedo che il display, o meglio nel display vedo che rimane l'immagine bella nitida, quindi questa cosa del prodotto che fa scorrere via l'acqua secondo me è davvero interessante. Direi che adesso possiamo riatterrare, mi sono fatto il mio bel volo, riatterriamo. Spero che ovviamente non era un video di qualità, perché ero nel mio giardino, però ragazzi io mi accontento anche di questo adesso, cosa devo fare? D'altra parte siamo in queste condizioni in cui dobbiamo accontentarci veramente di poco, Vediamo un bel atterraggio. E direi ragazzi, atterraggio perfetto. Quindi ragazzi, spero che questo video particolare, comunque ragazzi sono i video che si possono fare in questo momento, quindi o si fanno video chiusi nel, diciamo, in casa, o si fanno video nel giardino. Questo è il massimo che possiamo fare. Però ragazzi, io mi accontento e vi assicuro che pilotare un drone stando sotto la tettoia, quindi non bagnandosi minimamente, e sentire la pioggerella intorno, e questo tempo, diciamo, inizio primavera, quindi una temperatura non calda ma neanche così fredda, ragazzi, è fantastico. Poi c'è un silenzio pazzesco, perché comunque praticamente si sente solo il mio cane e il Power Aegis che vola, quindi un silenzio, non c'erano macchine, non c'era niente. Infatti vedete il mio cane che è cazzosissimo, perché c'è un cane dall'altra parte che sta andando a fare i suoi bisogni. Quindi ragazzi, lasciate nei commenti come avete visto questo effetto del prodotto che fa scorrere via l'acqua, quello che ho usato appunto per le visiere dei caschi, e anche ragazzi ditemi come vedete l'immagine in 4K a 60 fps di questo drone. E ricordatevi che stava montando un case per la pioggia, quindi c'era, diciamo, una sorta di lente protettiva davanti alla videocamera. Quindi ragazzi, commentatemi voi come avete visto la qualità video in 4K 60 fps sommata al discorso del case protettivo che c'è sopra al Power Aegis. Quindi ragazzi, questo era solo un video per provare anche il nuovo firmware, visto che l'ho appena installato e volevo appunto testarlo e vedere se tutto funzionasse ancora alla perfezione come prima. Quindi ragazzi, se questo video che vi ho portato sul canale in condizioni particolari, ma con quello che riusciamo a fare adesso è solo questo, ma ragazzi io mi accontento, lasciatemi un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, un'accensione, un test, un tutorial. Ciao!